Come sono bello quando non ho la barba. Guarda, guarda, tutto proprio liscio. Anch'io oggi mi sono fatto la barba. Ma Ma te l'ha scusate. chiesto qualcuno a te, scusa? Ma te l'ha chiesto Ma qualcuno? così, tanto per dire, cioè, lo stavi dicendo. Brutto, brutto, brutto. Anna, Ma dov'è? scusa, io che devo dire che io la barba non ce l'ho, scusa. Tutto questo è tutto un programma. Cosa Qualche che hai già baffetto fatto? ogni tanto però viene fuori, Ananas. Vabbè, allora oggi Alex Nauz mi stava dicendo che è un giorno importante per la nostra Sì, progressione. oggi andiamo avanti con la storia, Finalmente sì! scopriremo perché il mondo qui è tutto un mare incredibile, pisciato, incredibile. No, come Sì, pisciato? tutti i bambini che fanno la pipì E nella chi è piscina. stato a fare tutta Non lo sappiamo, non lo questa... sappiamo. Adesso lo scopriremo. Alex Nauz, puoi procedere Ok, all'attivazione? procedo. Praticamente Sì. riparo la cosa Sì, delle mi stai comunicazioni. urlando nelle orecchie, mi urla nelle orecchie. Ma la Infatti smetta, smettila subito, ma cioè... che ti credi di essere? Ma che ti Chiedo credi di perdono, chiedo essere? perdono, non volevo! Hai attivato la radio, vedi? Bravo, trasmissione del segnale di emergenza. Bravo. E adesso che cosa sta succedendo, Alex? Adesso Descrivimi. praticamente ci darà Sì. penso delle coordinate nuove. Radio, qui Oh! Aurora, segnale di emergenza ricevuto. Aurora sarebbe la nave gigante. Scusa, Lion! Ma Cosa vuoi, Cicco sto Toby? prendendo fuoco, se fumo! È che non fumare, fa male. Dati, scansione ambientale sbloccati. Posizione, operazione in soccorso tra 9.999 secondi. Quindi non verrà nessuno a salvarci. Continuare a Moriremo! monitorare proveniente. Sistemi secondari operativi, esecuzione delle palle. Ci stanno dicendo che non gliene Ma un frega sacco di niente, roba, ma ce l'abbiamo delle coordinate dove andare, sì o eh. no? Adesso ci dice le coordinate dove andare, non ti preoccupare, credo. Non ce le sta dicendo, mi sa, Io Non li ce le sta vedo. dicendo! Io di là vedo un punto, non vedete Ma un quello non è punto? il solito punto? È il punto dell'ultima volta! Siamo sicuri? Perché E mi sa Alex. di sì, Lion! Allora, Alex Nauz, tu smanetterai sotto per vedere se riesci a raccattare qualche punto Sì, ma nuovo. tipo le coordinate arrivano a tempo, non è che arrivano tutte subito, capisci? Ma non è che nel diario vocale ci dice qualcosa? Banca dati, noi abbiamo dei Non dati l'avevamo geologici. letto! Vedi, no? Abbiamo una cosa, abbiamo una scansione ambientale. Questa qua è Fatemi incredibile. scansione È tutto, roba buona! vai! Allora, Anna legge, perché io non ho voglia, Come sono si legge? triste. Con il Ce l'ho, tablet. so come si Invece, legge! Chico e me andiamo proprio. Hai capito? Ho E una missione. io subito, Tu, subito sul punto! anche Nagi Boy. Andiamo! Venite! Sì, tutti insieme! Ma perché devo leggere solo io? Che Mi sono palle! fatto male, ho sbattuto Ma sulle anch'io! scatole lì. Vabbè. Allora, c'è un luogo qui nel fondale, praticamente, che contiene una sorta di uovo, ok? Noi dobbiamo E dobbiamo recuperarlo. trovarlo, praticamente! Allora, io mi ricordo che il primo uovo, questa cosa dell'uovo, voi potrei sembrare un po' ossessionato da questa cosa dell'uovo, ma tuttavia penso che È sia la parte più necessario. bella, diciamo! Perché quest'uovo, Cico, devi sapere, è un uovo di una creatura titanica. Tipo, ma io forse l'ho già visto, che forma ha questo uovo? Io ne ho uno nell'inventario, ti dico subito come sembra di È quello che avevo aspetto. rubato l'ultima volta, Allora ti sembra ricordi? tipo una noce con dei punzoni sotto, molto Eh grossa. sì, ma l'avevo già preso quello, però l'avevo buttato pure. E ci serve invece, ci serve, dobbiamo trovarlo di nuovo perché tu sei ignorante e l'hai buttato via. Quindi, amici miei, Capitano, occhio. abbiamo un problema! Dimmi, dimmi, Ananas. Dicevi giusto delle uova aliene. Allora, questo pianeta è contaminato e pieno zeppo di predatori di classe Leviatano. Sì, sono Ah, che quelli bello, grossissimi. sì! Quindi ci e oltretutto è consigliato di esplorare con delle tute antimateriali pericolosi, perché altrimenti non possiamo andare in giro che E moriamo. certo, serve il piombo. Allora, ho trovato, Alex, il primo pezzo del progetto del Oh, questo è Simot. buonissimo, però Il è tipo Simot. impossibile farne quattro, Cico, eh. stai È proprio attento a non impossibile. annegare, è molto pericoloso, stai per Infatti annegare. sono appena uscito adesso, Inizia tu a quanto hai, emergere, inizia scusa, a emergere. Aspetta che forse qua ho un altro uovo. L'Ionio l'ho Wow! trovato, wow. Ma si possono schiudere? Buono! Non lo so, questa cosa non sappiamo. Sappiamo soltanto che sono uova di mostro brutto, brutto, brutto. E io penso che secondo me può essere che con queste uova noi riusciamo a far arrabbiare il mostro gigante. Ma Ma perché ci arriva, devi farlo arrabbiare, scusami? perché io lo voglio vedere arrabbiato, voglio vederlo. Ma dopo, Sì. ti fa lui l'arrabbiatura, No, ti fa la no, no. festa. Siete dei cagasotto, ma io so bene. Guarda, ne ho due adesso. In teoria ho tutto. Alex, dai un buon'occhiata se ci ha sbloccato qualcosa, perché in teoria dovremmo aver sbloccato, Do un'occhiata, fammi dare un'occhiata, sto dando eh. un'occhiata. Invece, Anna, ho una missione anche per te, per Sì, signor favore. capitano, cosa devo Se fare? per caso mi riesci a capire se abbiamo. No, Anna non lo sa fare questo. È Alex che Posso sa. provare, dimmi. Allora, cercate di capire che cosa serve per farci almeno una tuta per andare nella cosa radioattiva. Perché dobbiamo farla, altrimenti non possiamo procedere. È la prossima. Va Cioè. bene, allora torno subito nella navicella acquatica per scoprire a cosa E serve. Cico, invece, tu devi scandagliare insieme a me il fondale perché tu non sai Ehi, leggere. capitano, però è un Sì. problema. Guarda che lì ci sono quei due squaloni che ci hanno puntato, mi sa, eh. Non li vedo io gli squaloni, eh. Fidati, sono dietro di noi, li hai visti? No, però. Capitano! Fidati di me, però. Dimmi, amico Non mio! abbiamo sbloccato niente! Allora, se fai così, però, non andiamo d'accordo, eh. Così non. Cosa fa? C'ho colpa io? Questa è una Così. brutta notizia, ma qualcuno te deve dire.
No, allora così andiamo ancora meno d'accordo, Alex Nauz, se fai così. No, però ti prego, scusami, cioè, ho finito l'aria. Già porti cattive notizie, poi non si capisce neanche qual è la cattiva notizia. Allora andiamo veramente poco d'accordo. Capitano, effettivamente. Cosa vuoi ora? È buio. Tua mamma è buia. Adesso ci arrangiamo. Cico, non mi lasciare da solo. Ma come fai a nuotare così veloce? Io perché... non so nuotare. Non ce l'ha lui. Glielo dobbiamo. Raga, io sono un nuotatore, nuoto senza questa cosa. Aspetta un po', aspetta un po'. Che cos'è? Quarzo. Oh, buonissimo. Ma mi dice che è necessario un equipaggiamento speciale per raccattarlo questo quarzo. Non possiamo prenderlo questo qua, è troppo quarzo per noi. Troppo quarzo per noi, sì, ma è buissimo. Capitano, abbiamo un piccolo problema. Allora, la tuta antiradiazione si fa con la fibra a rete. Peccato che non ho la ricetta di come si fa la fibra a rete, quindi non ti so aiutare. Alex Nauz saprà fare. Alex Nauz sa come si fa la fibra a rete. Ti ricordi il pugnale potente del capitano? Certamente che me lo ricordo. Devi lo posseggo. Devi andare da quelle piante altissime e tagliarle. Va bene, però prima aspettiamo l'arrivo del mattino perché mi sono rotto le palle di avere buio. Sto annegando. Ecco qua. Abbiamo sbloccato una radio. Bravo, una radio. Calmiamoci. Il capitano ha l'acqua nei polmoni. Dai, capitano. È andata male. Non vi preoccupate, sto benino tutto sommato. Adesso esco. Silenzio, ne approfitto per dire una cosa. Sì. Secondo lei, no? Se, forse è meglio che io vado lì e riprendo un'altra volta quel punto, perché secondo me si è un po' buggato. Va bene. Vado e torno. Allora, ma io vedo che c'è una c'è un'icona tipo radio, di là. Dobbiamo toccare la radio, la tocco io? Sì, no, vado io, è una cosa da capitano, scusa. Vai, devi entrare nella valigetta. Sì, nella valigetta? Non è la valigetta. Si chiama capsula. Ah, sì. Vabbè, fa niente, Alex. Ti si vuole bene lo stesso. Ascolta messaggio. Vai! Ma non è successo niente. Non hai toccato la radio? Alex ha fatto il danno. No, hai rotto tu la radio, l'hai toccata. Vabbè, prova a toccarla tu che magari hai più manualità a toccare. Intanto tocco la radio. Ridimmi che cosa dovevo tagliare le piante, mi hai detto? Le piante quelle alte, quelle altissime. Quelle lì che hanno le palline gialle attaccate vicino. Ah, lì, esatto. L'ho vista io, dove sei? Sono utile, dove sei? Non ti vedo più, aspetta, sei qui. Ci siamo persi. Cicchino. Lo vedi, guarda dove sto puntando come uno squalo. Andiamoci, punta bene però, punta sì. Guarda, sono lui. Sei un bravo. Sì, finalmente. Che bello. Che okay. Tristezza. Un pochino, aspetta, fammi spegnere la luce che sto coso si consuma anche velocemente, poverino. Ok, secondo me si ricarica da solo col tempo però, mi viene questo dubbio, perché noi oggi l'abbiamo trovato carico e invece l'ultima volta l'avevamo lasciato. Ma l'avevamo scaricato praticamente tutto. Alex, ma ti servono le creep vine? Sì, quelle, vedi che abbiamo sbloccato la fibra rete, quella che diceva Anna? Ma quante te ne servono di queste creep vine? Tante, perché visto che dobbiamo farla per 4. Attenzione. Ma che succede? Te l'ho detto che c'era lo squalino. Allora, te l'ho detto. Un pesce alligatore succhioide ha preso un pezzo di rotame e se lo ha portato via perché è tutto. Ce ne sono quattro. Cico, ma hai visto che uno di loro è tipo tutto verde e radioattivo, strano? È vero. Alex, prova a toccarlo. Lo pugnalo? Dimmi. Lo sto pugnalando. Steccalo. Non l'ho fatto bene, Cico, aiutami però. No, ma perché ci devi morire così? Forse non ci voglio. L'ho messo in fuga, raga, li ho messi in fuga, sono scappati da me. Però quello radioattivo no. Vabbè, ma io ho bisogno di respirare, quindi non posso stargli dietro così tanto, mi dispiace. Alex, non morire per favore. Ti sto portando 1, 2, 3, 4, 5 creep vine. Ti possono... No, troppo poche. Ne basta per una queste 5. Perfetto, una è per me. Ma va bene. Posso avere, fare una domanda? No. Posso avere una domanda? No. Dai, no, è importante. Va bene, veloce però. Scusa, rapida. Ma se abbiamo un coltellino tutti quanti e ti aiutiamo a prendere queste creep vine? Si può fare, però una cosa alla volta. Ma costa troppo anche queste qua. Alex Nauz, vieni subito qua e ti devo mettere. È pieno. Mettimi tutto. Allora, Sei un pisello. E mo cosa? Dove le metto io? Non lo so, io sto prendendo. Basta, ok. Aspetta, ok. Prendi le creep vine. Ma le ho mangiate? No, ecco. Mi dire che le mangiate. Vabbè, ne ho messe due. Ok, ne posso fare una. Ok, bravo. Mamma mia, grazie. Che figuraccia. Comunque, c'è una cosa strana, raga, qui che io devo sottoporvi. Io prima ho raccolto un uovo di alieno. Però io adesso nell'inventario ho solo... No, aspetta. Io ho solo un uovo di alieno. Quindi dov'è l'altro uovo di alieno? Perché io ne avevo due. Ma non è che te lo sei mangiato? No. Sono rubato io. No! Come hai fatto a rubarlo? Scusa, era lì, no? Eri tu lì tutto che stavi affogando. Quindi prendo, te l'ho rubato. Però l'ho tenuto al sicuro, te lo giuro. E me lo dai adesso prima che certo, io ti uccida? Faccio, scusa, cioè, non posso ha rubato farlo. Dal tuo corpo? Cioè, no, d'accordo. Da terra, non me l'ha soffiato. L'ho tenuto sicuro. No, l'ho mangiato. Dai, ma non è possibile, sei cretino. Ma vai a quel paese. Dai, non ci credo.
No, non c'è che lo mangiamo. Adesso vai nell'acqua, dai. Vai nell'acqua e ne trovi un altro. Non ci credo, dai. E stai zitto. Alex, dammi questa tutta anche adesso. Mi devi dare un altro clip vine. Avevi detto che ti bastava. Ma 5 me ne bastavano. Tu me ne dai 2. Io l'ammazzerei a sta persona. No, cioè, ma te te mangi le creep vine, mica è colpa nostra. Non l'ho fatto apposta. Neanche io con l'uovo ho fatto apposta. Sai, no, tu fai cagare. Ma come? Tu, mi dici dove erano le creep vine che mi sono perso adesso. Ecco qui lì, è dove sto puntando. Sto volendo di nuovo. Ma no. Comunque lì dritto. Va bene, grazie. Mamma mia, che difficile tristezza. Però. Cioè, veramente è difficile questo gioco rispetto a Raft. È molto più difficile questo qua. Bisogna. Mamma mia, se è difficile. Risorse. Poi ci sono bestie feroci ovunque. Ma tu cosa stai facendo in tutto ciò? E sto ancora cercando sta capsula maledetta, che mica la trovo. Cioè, ognuno ha la sua missione personale, vedi, molto bello. Alex, quante te ne mancano? Prima che... Allora, fai conto che me ne manca una per te e in teoria sono 4 a testa. Ecco, 4 non le ho, quindi ti accontenti. Porto indietro quelle per me, che sono importanti, che io devo essere protetto, il capitano. E noi moriamo, e voi morite, vado io da solo, andrò io. Sarò l'eroe. Ma non puoi andare da solo, è pericoloso. Anna, non ti preoccupare. Morirai. Io lo so che tu sei eroico, sì, ma anche noi... Cosa? Sei Spion della mia vita, però io andrò, voglio una ship con Chico. Così. No, ma cosa c'entra? Così ti sei svegliato così oggi, scusa. Oggi mi sono svegliato così. La Cicoion! Allora, buoni, prima di tutto, prima che mi mangio di nuovo le creep vine. Tieni, mi puoi fare... Ok, la sto facendo adesso. Oh, guarda come fa le cose. Alex è uno bravo, è un artigiano. È un bravo, sì. Lui mette le mani lì. Sapete cosa fa Alex anche? Cioè, proprio lui, è proprio lui. Queste carte laioniche, vedete? Sì, le carte laioniche, le crea Alex. Infatti, alcune delle carte sono rotte, non è vero. Però se le facesse Alex, sarebbero tutte rotte. Meno male che non le fa Alex. Ecco qua, guardate un pacchettino. Vediamo se esce Alex. Lo buttiamo fuori dal gruppo. Vediamo. No, subito. Perché? Vediamo. Beh, è una cosa che va fatta. Ma che ci costruisce la roba? Oh, Chico. Allora, una gattara. Poi abbiamo una stanza ignorante. Un'altra gattara. Quindi Anna deve essere buttata fuori dal gruppo. Attila. Dai! E Ming. No, Anna, sei fuori dalle balle. Via dai coglioni. Cioè. Vabbè. No! Esagerato. Alex, mi dai. Prendi 2 pezzi. Prendi 2 pezzi. Sì. Ma sono 2, giusto? Casco. No, sono 3. Anche i guantini. Porca miseria, Alex. Sei bravissimo. Cioè, grazie, modestamente. Peccato che non ne faremo 4 oggi. È impossibile farne 4. Non ti preoccupare, 4. Non ti preoccupare. Sono sufficienti per me. Questo. Ma vedo anch'io. Senza tuta. No, non puoi, morirai. Però vieni, va bene. Sicuro. Vieni, Chico. Allora, io so esistere queste cose. Anna, il grande Laionio si è messo in viaggio e sta andando. Mamma mia, il grande Laionio, io sono con te nello spirito. Perché sto ancora a cercare sta capsula e non la trovo. Anna, non mi interessa della tua vita adesso. La storia Hai della tua ragione. Vita la sentirò un altro momento. Chico, stai venendo con me lentamente. Capitano, io sono un po' più lento, te lo dico. La direzione è giusta. Allora, di qui davanti, ragazzi, stiamo andando nelle acque torbide appartenenti allo squalo supremo. Qui in fondo c'è la nave Aurora, cioè la nave gigante, quella lì, no, che poi è distrutta, è esplosa. Ma più sotto, boom. Più sotto, stai rovinando il momento importante, imbecille. In che lingua te lo devo dire? Scusami. Lei è offeso. Scusami. Adesso chiedi scusa a tutti. Chiedo scusa a tutta la audience. Pisello moscio, che non sei altro, guarda, scongelato male. Wustel scongelato nell'asciugatrice. Vergognati. Capitano, ma è disgustoso. Sì, è lui, è proprio così, è disgustoso. Allora, le acque qui, ragazzi, iniziano a essere un pochino torbide, vi dico, un po' violacee. Oh, ma qui sotto, no, qui è la tana. Ho trovato la tana palesemente, tipo allora, un cratere che va lì al centro della terra. Rimani tipo. Lì, rimani lì, attendimi, io devo andare prima. Ragazzi, sono praticamente giunto alla nave, qui è buissimo, anche ma perché puoi entrarci? Sta iniziando a venire sera, quindi non te lo so dire. Forse sarebbe meglio aspettare di nuovo il mattino per procedere, magari. Mi sa di sì, Anche perché è molto buio qui nelle profondità. Sì, ci sono buiissimo ovunque. Degli squali lunghi che prendono i pezzi da sotto e io ho paura che magari mi possono toccare nel buio. Aspettiamo il mattino. Bene, il giorno è dalla nostra parte ora. Sto andando ancora avanti. Chico, ma tu non mi hai raggiunto. Dove sei? No, ma mi hai detto tu di stare fermo qua. Ah, giusto, giusto, mi ero dimenticato. Non essere rotto. No, non venire. Wow. Stai zitto, fermo, allora. Cosa capitano, occhio all'ossigeno. Occhio all'ossigeno. Tranquilla. Allora, dove sono io? Alex, ti devo descrivere quello che vedo, va bene? Beh, certo, descrivi tutto. Allora, ci sono un sacco di rottami e io li posso prendere, però purtroppo... Prendi tutto, che c'è tipo molto ricche quelle parti, però devi stare attento, Sto vedendo, sto prendendo un sacco di roba. Io so che in queste aree, questo è il terreno di caccia del mostro proprio supremo, Chico, è lo squalo gigante. Io lo so, te l'ho detto, questa è la tana. È la tana, tipo arriva troppo in fondo. Non lo so, Alex, è possibile che sia davvero la tana quella che dice no, lui? No, non penso che abbia una tana, però sto sicuro che quelle sono quelle acque. Quindi fidati che se lo vedi sei già morto. Allora, io sto trovando delle ricchezze veramente ricche. Ci serve, Alex, però, da fare
dei picconi, perché mi chiede, cioè, ci sono dei depositi di titanio. Ci sono dei picconi? Sì, mi non sa, si sì. possono fare dei picconi. Si può fare tipo una tuta robot che c'ha una trivellatrice. Eh no, ma qui dice qualcosa, dice è necessario un equipaggiamento speciale per raccogliere questa risorsa. È quella! E allora dobbiamo procedere in questa direzione. È impossibile, Lion, è impossibile! Ma io voglio questi depositi di titanio, ma non posso averli e mi fa fastidio. Ma posso entrare, Alex, sulla nave? Sì, cioè puoi entrare, ma stai attento perché ci sono creature pericolose. Pure dentro, assurdo. È ovunque, fidati. Mamma mia, è brutta. Capitano, io sono talmente emozionata che sono quasi senza parole. Bello. Però, come me è pazzerello. Però, bisogna che voi... Allora, prima... non puoi capire, sei troppo stupido. Tu, prima di tutto, devi fare le tute anche per gli altri, perché altrimenti io non posso esplorare tutto da solo. Mannaggia la miseria, Alex Naus. Ne ho trovato uno di piombo, io solo uno. Allora, Cico, facciamo una cosa. Visto che qui non voglio entrare io da solo. Io c'ho un problema, comunque, sinceramente. Vengo da te, va bene? Sì. Oh, ci sono due creature che si muovono in un modo talmente rotto che cioè, penso che mi stanno mal mangiando. Ho sentito un verso io, comunque. Una specie non di... Non ero io questo a fare il verso, Tipo... Così. Magari era uno di quei dugonghi un po' scorreggioni. Magari. O magari è lo squalo supremo, spero di no. Sì. Perché è bruttino, quello là. Sì. Allora, Cico, quelli lì sono... pericolosi. Ma guarda come si muovono, le altre volte erano fermi. No, questi sono più incacchiati un po'. Un po' di più incacchiati. Ma tu qui non prendi danno da radiazioni, Cico. Eh dai, no, qui no, è ancora vicino qua. Ah, ok. Tra l'altro noi dobbiamo trovare ancora l'altro pezzo di Seamoth, che sarebbe la specie di il sottomarino, come quello che abbiamo anche su Minecraft sott'acqua. Tipo altri due, mi sembra. E altri due, bravo. Quindi, ma Cico, ma poi per caso andiamo noi in cerca intanto? Fai così, Anna, sì. Però devi venire un po' in acque inesplorate, perché è un po' lontano quello. Sì, io già sto inesplorando le acque, tranquillo. Ma io vorrei vedere... Allora, la missione di ogni esploratore è vedere il pericolo in faccia per poter dire di essere sopravvissuto. Io devo incontrare lo squalo supremo per potermene poi scappare felice di questa scoperta. Ma tu sei sicuro che scappi poi? Io? Io sì. Io sì. No. Sì, almeno scappo. Lo vedi però, almeno lo vedi. No, ma scappo io. Poi c'è, posso infilarmi anche nei posti. Ma io sono vicino adesso, in teoria. Cioè, se egli fosse qui... Senti il verso se lo rifà? Per ora non sembra. Però, bisogna toccare la radio. Era venuto, c'è un segnale. Vai, Alex Nauz. Vai, Alex Nauz. Informami prima quando funzioni. Capisci. Quando capisci che cosa riguarda, informami. Io continuo a esplorare qua. E qua è profonda l'acqua. E qua potrebbero essere le sue acque territoriali qui. Tipo, attiralo. Fai un verso, non lo so. Attiralo. È tipo così ha fatto lui. Era piuttosto brutto come verso, Se lo vedi quanto ride. Penso allora, vai via, basta. Non lo troverai mai, tipo. Allora, sono sicuro che è qua, perché ci sono tipo è una conformazione costiera estremamente strana. Allora, di solito strana. Ti posso dire che sta sempre dietro la nave, proprio nella parte posteriore dovrebbe stare. Non sei dietro. Cico, che è successo? Dietro, non so qual è il davanti e qual è il dietro, però... È proprio dalla parte opposta, mi sa, no? Lì dietro da come l'abbiamo vista all'inizio, penso. Sì, dove ci sono i propulsori. Vedi, ecco. Ma io non lo capisco quali sono i propulsori, Lo vedo io da qui, li vedo io da qui i propulsori. No, ma io sono andato dall'altra parte adesso. Sì, è l'opposto dove sei tu. Non posso tornare indietro ormai. Allora non lo troverai mai. Ma non è vero, ma che dici? Il verso l'ha fatto in quest'area, sono sicuro. È qui. No, capitano, io francamente temo moltissimo per lei. No, io non ho paura, io non temo niente. Sono un capitano coraggioso. Ma tu hai visto qualcosa dal segnale radio, scusa? No, perché... non funziona la radio, abbiamo la radio rotta. Dobbiamo cambiare le pile, mi sa. No, Alex, stai dicendo cagate. La radio è necessaria per andare avanti. Cosa stai dicendo? Lo so, ma è rotta, non lo so. No, Alex, non mi stai capendo bene, forse. Aggiustala, cioè, scusa. Alex, la sto aggiustando, ci vuole un poco, però. Sei qui per un motivo, Alex, e il tuo motivo è aggiustare quella radio. Cerco di aggiustarla, però. Sento dei ruggiti strani, vi dico. Capitano! È arrivato. Ma per ora, guarda, per ora no. Però, qua sotto c'è una parte di nave, qua sotto c'è una profondità... è pieno di minerali, è proprio pieno piombo, di tutto c'è qua, è proprio la zona magica per i minerali, però, guarda, sale, argilla. Ma il piombo serve però, è per fare le tute per voi, certo che serve. Alex, io sto verso il dietro della nave adesso, mi sono localizzato, sono dietro. Veramente, guarda che se lo vedi è la fine per tutto. Ma quanto è grosso, tipo comparato? È grosso, quando lo vedi lo capisci comunque chi è. Vabbè, comparami la sua grossezza tipo comparata. È tipo metà nave. Metà nave questa qua. Ma che è possibile? Quella grande.
Non è possibile, ma è troppo grande. Com'è possibile così un grande? Un propulsore facciamo, un propulsore, via. Non ci sta nell'oceano. Ho trovato l'oro, scusa. Ma non ho spazio nell'inventario. No, butta via delle cose inutili. Mamma mia, no, no, era quello pi- ma mi ha fatto cagare addosso lo stesso. Dai, l'hai detto cosa? L'ha visto! È lui! È lui! È lui! È lui! È lui! È lui! È molto grande, è molto lungo, è un biscione della Madonna. Aspetta. No, no, che no, brutto! No, 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 muoio, 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 muoio. Sei muoio. Morto? Sto negando, tipo, non so se apposta o per finta, ma aspetta. No, no, sto negando, sono annegato. Nuoto verso la superficie, ma sono annegato. È stata una ma cosa. Come? Ma non ti ha mangiato? No, no, allora, aspetta. Spero di morire perché non voglio rivivere lì. Sono morto, eh? Sì, sono morto. Ti sei morto? Ma che hai visto? Allora, io, allora, mi giro. C'era uno di quelli piccoli, il biscione piccolo. Quello là, lungo, che abbiamo quello visto. Quello buono, quello diciamo. Buono, insomma, non è buono, però. Poi, gli ho dato una coltellata. Mi rigiro. Era quello grande. Tipo 40 volte più grande di quelli. E me lo sono visto di faccia. E poi lui è andato via, meno male. Perché ma sennò ti mi... puntato. Per un attimo mi ha anche mozzicato, mi sa. Però non mi ha ucciso. Oh, madonna mia. Dobbiamo aggiustare sta radio, Alex. Dobbiamo capire dove dobbiamo andare. E dobbiamo capire il problema, però. Sa da capire, per forza. Io di là non ci torno più. Anna, non ci tornare. Devi trovare. No, no, no. Infatti c'è, vedo un po' l'acqua buia. Devi trovare solo il pezzo del Seamoth, che sarebbe il sottomarino. Ci servono tutti i pezzi, ce ne mancano due. Dovete trovare, Cico, anche tu, sono grossi. Ma io non so neanche formando. Sono grossi tipo un pezzo di sottomarino bianco e grigio con le strisce gialle. Ma io gialle. Non sono un abile cercatore, però, eh. È un rottame, però è un po' più grande dei rottami normali. Lo trovi? Io lo sto cercando, sto scandagliando, sì, come, cioè, non ci fosse un domani. È buissimo adesso. È sempre buio. Non vorrei che adesso io, avendo dato un po' fastidio lì al mostro degli abissi, magari che... bravo. Che a lui non gli venga idea di venire a pizzicare a noi, capito? Sarebbe un po' da evitare questa cosa. No, lui non esplora mai altre acque. Va bene, ne parliamo tra un po'. Per la prossima volta speriamo di avere la radio aggiustata, perché qua scintilla ancora, quindi c'è qualcosa da sistemare sicuramente, per poter andare avanti e capire la storia, perché ci interessa anche quella. Non vogliamo rimanere 6 mesi a navigare come su Raft, che non capivamo niente. Io voglio uccidere il super squalo, però. E per quello mi sa che dobbiamo aspettare al un pochino. Al momento c'è magna a noi, tutta la nave, tutte le barchette, niente. Però per adesso ci fermiamo qui. E Lion e la gang del sottomarino, out. Ciao!